Buongiorno, sono Giovanni Celentano, socio di Fondazione Italiana Sommelier. Ho creato un piccolo dossier per illustrarvi e per parlare un po' del vino e dei distillati. Oggi iniziamo con uno dei distillati più famosi, il whisky. Iniziamo a spiegarvi, a parlare del whisky iniziando dal nome. Whisky si può scrivere in due modi, terminando la parola con la sola Y, e quando si parla soprattutto di Scotch whisky, o terminando la parola con EY, quando si parla di Irish whisky, oppure di quelli statunitensi tipo Bourbon e tipo Rye. Il whisky è un distillato di cereali, può essere fatto col mais, distillato di segale, distillato di orzo, sono un po' i tre cereali principali. A volte si può utilizzare solamente orzo, in quel caso si parla di malt whisky. Quando si prevede, disciplinare prevede l'utilizzo soprattutto di segale, così come nel caso del whisky americano si può parlare di rye whisky. Il bourbon si può ottenere soprattutto col 51% di mais. Poi a volte ci sono le miscele di tutti questi, cereali, si parla di grain whisky. Invece si può parlare anche di blended, quando c'è l'unione tra orzo maltato e vari cereali. Noi ci soffermeremo però soprattutto sullo Scotch whisky, in modo particolare sul malt, che è quello più particolare e più conosciuto, anche se però il bourbon whisky e il rye whisky sono molto famosi e molto pregiati, ma oggi quelli giapponesi sono considerati tra i migliori del mondo e anche i più cari. Allora, per quanto riguarda lo Scotch whisky, il malt whisky, per la sua produzione, quindi ci sono sei fasi. Si parte soprattutto dall'orzo, quindi bisogna avere l'orzo. La prima fase è quella di maltaggio: si prende l'orzo, viene messo in acqua per un determinato numero di ore, poi viene tolto dall'acqua e viene messo sul mashing floor, il pavimento di maltaggio. Qui l'orzo, così come qualsiasi altro cereale o legume, inizia la germinazione, inizia a vivere, a prendere ossigeno. La germinazione va bloccata nei forni tramite l'essiccazione. Nella maggior parte dei casi dello Scotch whisky vengono utilizzati, questi forni sono alimentati a torba. La torba è un combustibile che comprende gran parte del terreno scozzese. Poi, a seconda della tradizione, della distilleria e della zona, la torba può essere utilizzata in quantità assoluta o in percentuali maggiori o minori rispetto a un altro combustibile. Un esempio tra tutti, l'isola di Islay, dove il territorio è composto dall'80-90% solo di torba. I whisky di quella zona hanno elevati sentori di torba, sono i veri e propri classici whisky torbati. Dopo l'essiccazione inizia la seconda fase, che è l'infusione. Il whisky tostato viene macinato, viene messo in acqua, sciacquato e prelevato 3-4 volte dai mash tun. Filtrato, si ottiene così un succo ricco di zucchero, un concentrato ricco di zucchero chiamato il port, il mosto di orzo. La quarta fase è la distillazione, il pot still, classico alambicco scozzese, doppia distillazione, anche se pochissime distillerie, 3 o 4 distillerie, fanno una tripla distillazione, dando un whisky un po' più leggero, un po' più morbido. Poi c'è la maturazione in botte. La tradizione vuole che venga utilizzata solo la botte di sherry, anche se però negli ultimi anni si utilizzano botte di bourbon, botte di madeira, anche di porto. Sesta e ultima fase è quella della miscelazione. Le diverse botti vengono miscelate nella bottiglia e molto spesso il whisky viene diluito con acqua di fonte, perché una volta dopo la distillazione il whisky ha raggiunto circa 70 gradi di alcol. Dopo l'invecchiamento raggiunge i 60 gradi, ma con l'aggiunta di acqua raggiunge la sua classe ottenuto alcolico del 40%. Anche se ci sono alcuni whisky con la dicitura cask strength o cask proof, dove non viene aggiunta acqua, ma vengono imbottigliati così come sono, dando un sapore deciso al whisky e una gradazione alcolica che raggiunge dai 55-60 gradi centigradi. Non ci sono whisky millesimati, ma c'è solamente la data del whisky: 12 anni, 15 anni, 20 anni. Vuol dire che il whisky più giovane utilizzato nella miscelazione ha 12 anni di invecchiamento. Quindi il whisky presente nella bottiglia ha la stessa forma, la stessa intensità, gli stessi profumi di un whisky di 12 anni, come in questo caso qui. Il whisky può avere la dicitura di single malt quando si prende una sola quaglia di orzo di una sola distilleria, miscelato in una bottiglia vengono miscelati whisky prodotti da diverse botti, quindi di diverse annate.
Anche se però ci può essere il single barrel, dove il whisky viene prodotto dalla distillazione di una sola botte, di una sola annata. Voglio dire, il whisky del 1998, la distillazione di quel whisky del 1998 non viene miscelato con botti del 97, del 96, del 95, del 94, ma viene messo in commercio solamente la distillazione di quell'annata, non indicando però l'anno, indicando solamente gli anni di invecchiamento. Poi troviamo anche il vatted whisky, cioè i distillati che sono prodotti da orzo maltato delle diverse distillerie e poi imbottigliato da una sola distilleria. Oltre poi a, come dicevo all'apertura, che ci sono anche whisky grain ottenuto dai diversi cereali e i blended ottenuti da orzo maltato e diversi cereali. Un esempio tra tutti, il famosissimo Chivas. La Scozia è un territorio ricco di tradizione soprattutto del whisky. E possiamo distinguere sei zone, sei crew di produzione. Partendo dal basso troviamo le Lowland, la zona più popolosa dell'Inghilterra, dell'isola scozzese, della penisola scozzese, la zona dove si fanno whisky morbidi, leggeri, femminili, soprattutto per la poca presenza di torba e spesso perché vengono utilizzate la tripla distillazione. Sono whisky da abbinare all'inizio durante una degustazione, sono whisky da poter prendere con un aperitivo. Le distillerie principali sono Glenkinchie e Auchetoshan. Poi c'è una piccola penisola a sinistra che si chiama Campbelltown, che prende il nome dalla città principale. Questa una volta era il motore principale della Scozia. C'erano presenti circa 200 distillerie in una vera piccolo stra picco, pochissimi chilometri. Però molte di queste erano abusive, non erano legali. Poi una mal commercializzazione pubblicizzazione del whisky, una mal produzione anche di molte di queste distillerie l'ha portata alla totale chiusura e adesso attualmente sono solamente tre quelle presenti. Sono Springbank, Glen Scotia e Glen Gale. Poi troviamo la parte centrale della penisola scozzese, le Highland e le Speyside. Questi sono il vero e proprio motore attualmente di tutta la Scozia. Propongono dei whisky intensi, maturi, dei whisky torbati, dei whisky che rappresentano il vero Scotch whisky. Nelle Highland, per esempio, troviamo Oban, Tomatin, Dalwhinnie. Nello Speyside, tra tutti, Macallan, Glenmore e Glenfiddich. Poi troviamo le isole che si dividono in due zone, le Island che comprendono le Orcadie con due importanti distillerie, Scapa e Highland. Poi troviamo l'isola di Skye con l'omonima Tullisker, famosissima. Poi troviamo l'isola di Jura con l'omonima distilleria di Jura. Poi troviamo l'isola di Mull con due distillerie, Tobermory e un po' più torbato Ledyne. E poi troviamo le piccolissime, le Ebridi, soprattutto quelle interne. Sono piccolissime, ma là ci sono ben 8 distillerie. E troviamo tra tutte la Froig, la Gavulin, Arberg, Burahaven. Queste e anche Kola Hill, e queste sono famosissime per la torba. Come ho detto all'inizio, l'80% del territorio delle Isla è ricoperto da torba, e quindi 6 sulle 8 distillerie attualmente presenti nella zona producono whisky completamente torbati. Noi adesso oggi andremo a degustare il Kola Hill. Kola Hill è una delle 8 distillerie presenti sull'isola di Islay. Kola Hill attualmente è di proprietà della Diageo, è l'antico nome locale per indicare la penisola dove si trova la distilleria Sound of Islay, che separa Islay con l'isola di Jura. Facciamo una piccola degustazione al naso. A naso è evidente la presenza di torba, quindi i suoi sentori classici di tabacco, di frutta secca tostata, quale noce,
mandorla, ma anche un intenso aroma di pietra bruciata, quindi profumo intenso e complesso. In bocca, conferma le sue note di affumicato, di nocciola, di mandorla, ed è un classico abbinamento del whisky torbato, quello col salmone affumicato e un po' di panna acida. Terminiamo per oggi e ci vedremo la prossima volta.